Questa iniziativa è all'interno di un progetto evidentemente molto più ampio. Io penso che sia un momento in cui nella lettura dei sistemi di welfare va innalzata l'asticella. Ecco, questa iniziativa vuole proprio andare incontro a un bisogno emergente sociale, che è quello della difficoltà per i giovani a trovare lavoro. Progetto 92 da diversi anni si occupa di inserire giovani nel mercato del lavoro. Jobs for Need, quando l'abbiamo iniziato a pensare, voleva proprio rappresentare una ristrutturazione della nostra area per fornire a giovani più servizi, più strumenti e anche la possibilità di accogliere più ragazzi all'interno delle nostre strutture. L'obiettivo del progetto è proprio quello di inserire più ragazzi e con un'attenzione particolare a questi giovani che vengono definiti NEET, che vuol dire non inseriti in percorsi formativi, di studio o di lavoro. È un fenomeno che sta interessando anche il Trentino. Un ragazzo viene da noi per fare i muscoli, insomma, per entrare poi nel mercato del lavoro con più struttura, con qualche cognizione in più. L'obiettivo che noi vogliamo raggiungere è entrare sul mercato con dei prodotti. E questi sono alcuni dei prodotti, insomma la parte delle piantine, ma poi c'è il laboratorio di falegnameria in cui lanceremo i prodotti delle arnie, i prodotti per l'apicoltura, e quindi in un rapporto con la SAV, Scorte Agrarie, presso i loro punti vendita verranno vendute le nostre produzioni. Poi al Muse, al bookshop del Muse, verranno vendute dei prodotti anche qua fatti in legno. Il primo lancio di prodotto è la casetta per gli uccelli e le mangiatoie, fatte in legno sempre, legno preso dalla magnifica comunità della Val di Fiemme. Il settore dei vivai appartiene un po' alla nostra esperienza. Avevamo cominciato ancora nel 1997 con il nostro agronomo Luigi Bertoldi, che aveva avviato questo percorso prima di attività agricola e poi inserendo l'attività del vivaio. Da 2-3 anni vendiamo il prodotto certificato bio. È stata una scelta assolutamente presa nel rispetto dell'ambiente, sul discorso ambientale e nel sociale. Ci sembrava assolutamente l'accoppiata sociale e biologico molto importante. E ci offre l'opportunità di dare un ambiente di lavoro ai ragazzi evidentemente sano e salutare da un certo punto di vista, e crediamo fortemente nella possibilità di sviluppo di questo settore del biologico. Progetto 92 mi sta aiutando a capire come sarà il mondo del lavoro e anche possibili puntualità, diciamo, come ci si dovrà comportare nel mondo del lavoro e gli orari e le fatiche che si dovranno fare.